Buongiorno da Piercaro Lava, sono con il sindaco Maria Rita Rossa che sta facendo un sopralluogo sul ponte Meyer. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, a che punto siamo con il ponte, signor sindaco? Stanno proseguendo i lavori dopo il montaggio degli archi, dei conci come si dice in termine tecnico. Sono state rimosse le torri che reggevano l'arco e siamo in fase di tiraggio delle funiche. Sono di una possenza che dà l'idea della stabilità e della portata di questo ponte, insieme invece alla leggerezza dell'arco che disegna l'orizzonte di Alessandria. Stiamo andando avanti, abbiamo interesse che si concluda entro fine anno, diciamo, tutta la partita dei lavori, poi naturalmente bisognerà mettere a conto il collaudo e crediamo che in primavera possa essere definitivamente percorribile da parte di automobilisti, ciclisti e pedoni, perché come si sa il ponte ha due partite di viabilità, un lato dedicato ai pedoni e ai ciclisti e l'altro alle vetture. Ecco, e dopodiché, dopo aver messo i tiranti eccetera, si passerà alla rimozione dei piloni di sostegno, no? Certo, perché la partita, diciamo, legata alla funzionalità del ponte in relazione alla maggiore sicurezza per lo scorrimento dell'acqua è proprio quella di rimuovere i piloni e di proseguire nella definizione del ponte che è a campata unica. Campata unica, dopodiché si metteranno le luci a LED che di notte si completerà, tanto ci sarà anche la fase di verniciatura, di completamento, di asfaltatura, di posizionamento delle luci, insomma tutti quei lavori che possiamo dire finitura, ma che in realtà sono complementari alla definizione e alla dell'opera. Ecco, probabilmente verrà anche costruito un qualche sistema per l'accesso ai disabili. Certo, questo naturalmente è stato ricompreso, così come in tutte le opere di intervento che sono state fatte riguardanti il Pisu, e così come noi con delibera abbiamo chiesto che venga fatto per tutte le opere di intervento, sia di manutenzione che di realizzazione. Quindi, a parte un ritardo iniziale al cronoprogramma, mi sembra che adesso si stia andando avanti e più o meno si rispetti sì, i tempi. Noi abbiamo la mia amministrazione si è insediata che già il ponte della Cittadella era stato abbattuto, l'abbattimento 2009, risale all'agosto del 2009. Eravamo in una situazione francamente molto preoccupante, perché il ponte fu abbattuto ma non vi erano le risorse per costruirne uno nuovo, anzi le risorse che avrebbero dovuto essere allocate per la costruzione del ponte erano state distratte e usate diversamente. Quindi noi ci siamo impegnati a ricostituire quei vincoli, le risorse, perché ritenevamo necessario far partire i lavori. E più volte abbiamo detto che non era possibile cambiare progettazione, perché avremmo aspettato altri 10 anni, e credo che l'obiettivo prioritario fosse quello di dare un collegamento alla città, di mettere in collegamento la città con la cittadella e con diciamo una porzione importante anche di un'arteria viabilistica che porta all'ingresso e all'uscita dell'autostrada, per cui ci siamo impegnati e il 19 dicembre 2012 abbiamo fatto la prima posa vera della prima pietra e siamo andati avanti monitorando il cronoprogramma. Purtroppo lo scorso ottobre, a causa degli eventi di una pioggia eccezionale, abbiamo avuto l'intimazione da parte della Protezione Civile, coordinata dalla Prefettura, di ritirare le piste che erano state fatte per poter procedere alla costruzione. Questo ha ritardato di fatto poi di 6 mesi, perché c'è stato un fermo di oltre 2 mesi a 2 riprese, e questo naturalmente ha pesato. Detto questo, i lavori sono proseguiti per tutta l'estate, le maestranze hanno continuato a lavorare, a saldare anche quando c'era un caldo torrido, stiamo andando avanti e questo ci sembra molto positivo. Ovviamente quando ci sarà il collaudo e diciamo l'inizio della percorribilità, verrà poi sgomberata Piazza Gobetti e quindi ci sarà un ampliamento dei parcheggi. Ma assolutamente sì. Non solo, noi abbiamo previsto per le opere future anche il multipiano in Piazza Gobetti, e questo aumenterà la possibilità di parcheggio e renderà definitivo anche una maggiore funzionalità di tutto l'assetto viabilistico, e certamente un primo passo sarà lo sgombro del cantiere quando saranno finiti i lavori, che restituirà
posti auto, così come posti auto entro diciamo un mese e mezzo, due, saranno messi a disposizione nel numero di un centinaio, realizzando il parcheggio nella area ex GIL che è adiacente al Colle di Tovaglio. E questo dovrebbe risolvere tutte le problematiche appunto dei, dei posti auto per i commercianti che chiaramente hanno problemi. Questa è una delle risposte. Naturalmente Corso Monferrato ha una diciamo realizzazione che prevede una diminuzione di posti di parcheggio, così come in via Dossena, li recuperiamo mettendo a disposizione, finiti i lavori, interamente piazza Gobetti come era un tempo, e aggiungendo 100 posti auto con la realizzazione del parcheggio alla ex GIL. Quindi chi criticava questo ponte dovrà ricredersi quando sarà finito? Ma naturalmente io penso che le opinioni siano inerenti anche al gradimento o meno che ognuno di noi può avere nei confronti dell'arte moderna. Indubitabilmente è un ponte che può piacere o no, ma è un bel ponte, perché la realizzazione è imponente e mi permetto di dire che comunque il ponte della Cittadella non c'era più. L'alternativa era rimanere o ancora 10 anni senza collegamento in virtù del cambio del progetto, cosa che avrebbe previsto la restituzione dei soldi che è stato tramite Protezione Civile e Regione avevano già allocato, e riprendere da capo la procedura, forse 20 anni, perché questo ponte sempre che si fosse, sarebbe ha avuto potuto 17 riprendere. Anni di gestazione, sempre che con la situazione economica avremmo potuto riprenderlo, col rischio di rimanere per un ventennio senza collegamento, oppure con una frattura e una chiusura, così come un moncone, così come era stato per i 3 anni che ci hanno diviso tra il 2009 e il 2010, oppure dare corso alla realizzazione di questo ponte, che indubbiamente è un passaggio storico. Poi può non piacere l'arte moderna, non si può dire che questo non sia un bel ponte, una realizzazione imponente e un'architettura e una realizzazione di grandissimo pregio. Poi sì, Alessandria potrà vantare di avere l'unico ponte costruito dall'architetto Meyer di fama internazionale, che ha un suo stile con questo arco leggermente piegato, eccetera. Certo, Meyer ha disegnato questo ponte, la realizzazione naturalmente lo rende assolutamente unico, perché unica è la progettazione del ponte. Credo che sia un elemento di esclusività che la nostra città può meritare e può spendere, ma mi sembra che la condivisione sia abbastanza ampia. Ecco, sarà previsto l'arrivo dell'architetto Meyer per quanto riguarda... Io me lo auguro, naturalmente bisogna fare i conti con le sue primavere, con la sua disponibilità a venire da New York, essendo... Insomma, non più. Ma magari essendo il suo primo è unico. Beh, noi naturalmente ci speriamo, e in questo lo invitiamo con grande insomma, gioia a poter partecipare all'inaugurazione di una realizzazione sicuramente esclusiva. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie.